Quante volte ti capita di sottovalutare un gioco semplicemente perché è indie? Una produzione più piccola, minore e senza grossi fondi, che il più delle volte riesce a darti così tante emozioni che fa rabbrividire persino i AAA. Insomma, dei giochi belli, dei giochi indimenticabile. Indimenticabile è la serie dove ti faccio scoprire alcuni titoli indie che meritano la tua attenzione. Oggi ti voglio parlare di Road 96 Mile Zero, un gioco che esce oggi su tutte le piattaforme. Il gioco parla di una storia fra due ragazzi, ovvero Zoe e Kaito. Zoe, ad esempio, è una dei personaggi che si ritrovano anche in Road 96. Infatti questo gioco è un prequel di questo titolo. Infatti in questo gioco ci sono alcuni degli elementi chiave di Road 96, ma con qualche piccola rivisitazione e soprattutto un'aggiunta molto particolare, le corse psichedeliche. Ma prima di addentrarci in queste misteriose corse, come funziona il resto del gioco? Si basa sull'esplorazione di alcuni scenari dove possiamo interagire con alcuni personaggi e fare alcuni minigiochi. Nulla di rivoluzionario, però il focus principale di questo gioco è naturalmente la storia e l'approfondimento dei personaggi. Infatti in questo gioco bisognerà stare attenti a ciò che si dirà, perché ogni scelta avrà una conseguenza. Ciò che però naturalmente fa la differenza in questo Road 96 Mile Zero sono le corse psichedeliche. Immaginati Temple Run mischiato ad un gioco di ritmo, ecco, questo è più o meno il riassunto. Infatti nei momenti topici dell'avventura bisognerà prendere parte a queste corse, appunto in stile Temple Run se vogliamo, dove bisognerà muoversi a destra e a sinistra, saltare gli ostacoli oppure abbassarsi. Ma non pensare che questa sia una roba semplice, perché sono dei veri e propri pezzi di gioco difficili, impegnativi, ma con una grande natura arcade. Infatti a fine di ogni corsa si riceverà un punteggio in base alle lettere A, B, C o D, e di conseguenza maggiore sarà la combo eseguita, maggiore sarà il punteggio ricevuto a fine livello. Un'altra cosa particolare è che durante queste corse ci saranno scelte da fare. Anche qui nulla di troppo complesso, bisognerà magari spostarsi a destra o a sinistra per prendere due percorsi, che però sono percorsi che cambieranno profondamente i rapporti fra i due protagonisti. Una trama che non voglio assolutamente spoilerarti, ma che parte inizialmente come se fosse soltanto sul rapporto fra queste due persone, per poi espandersi in un contesto politico molto particolare che ti farà riflettere molto. Il gioco però dura poco, si può portare a compimento infatti in 3-4 ore circa, ma sono 3-4 ore che valgono assolutamente il prezzo del biglietto, che è di circa 12 euro. Insomma, un vero titolo indimenticabile.